Ed eccoci qua con un nuovo prodotto, con un altro nuovo prodotto. Vi faccio vedere questa cosa che mi piace tantissimo e serve per creare gli stencil. Si chiama IconArt, vi faccio vedere velocemente la scatola, ma poi adesso andremo ad aprirla. Questo è un kit già pronto, quindi una volta acquistato potete essere subito operativi, ed è un kit che vi permette, una volta stampata la grafica desiderata e posizionata, o per meglio dire esposta a una particolare luce e poi sciacquata correttamente, vi permette di avere la vostra maschera per gli stencil. E una maschera che vedrete si utilizzerà in modo semplicissimo, potrete creare tantissime cose belle. Quindi andiamo ad aprire, soprattutto vi faccio vedere tutto il funzionamento dalla A alla Z. Ed eccola qua, questa è la nostra confezione, andremo quindi a vedere tutto ciò che si trova all'interno e di conseguenza tutto ciò che riceverete con il vostro primo acquisto. Quindi la giro un attimo in questo modo per poterla aprire più facilmente. Come potete notare ci sono tante cose all'interno, quindi questa scatola e altre cose. Quindi guardiamole una per uno nel dettaglio in modo da capire tutto ciò che ci occorre per realizzare i nostri stencil. La prima cosa che troviamo all'interno della confezione è questa scatola, quindi si tratta di una scatola quasi quadrata e sottile. Ve la apro, vi faccio vedere cosa si trova all'interno. Allora, qua c'è la base, quindi la base vera e propria della nostra lampada, che è la parte più importante perché è quella che ci aiuterà a creare lo stencil e quindi a polimerizzare il tutto. Quindi questa è la base, non è assolutamente pesante, ma come potete notare è molto sottile. Mentre qua abbiamo semplicemente l'asta che servirà appunto per andare a posizionare la lampada, e questo è proprio il supporto che la terrà. Qua c'è solo, diciamo, ci sono un paio di viti, due o tre viti che ci consentiranno di installare correttamente la lampada, ma comunque è proprio un processo veramente molto molto semplice. Andiamo quindi a vedere cosa si trova all'interno delle altre confezioni. Oltre alla base, chiaramente ci si trova anche la lampada all'interno della nostra confezione, quindi c'è un'altra scatolina un pochino più piccola che questa, dove appunto possiamo prendere la lampada. La faccio vedere. Questo è il cavo di alimentazione, mentre questa è la lampada vera e propria. Ripeto, l'installazione, quindi diciamo il montaggio della lampada, è semplicissimo. Poi un'altra cosa che troviamo è questa, quindi una busta realizzata in cartoncino, dove troviamo all'interno dei fogli stampabili. Come potete notare qua dalla dicitura c'è scritto inkjet printer film, vuol dire che si tratta di pellicole stampabili con una stampante getto di inchiostro. Ve la faccio vedere. Ecco qua. Allora, all'interno si trovano appunto questi fogli. Se avete utilizzato anche lo stamp maker, quindi il diciamo il prodotto per realizzare i timbri personalizzati, sapete che i fogli sono, sappiate che i fogli sono praticamente molto simili, e questi si possono utilizzare sia per IconArt sia proprio per lo stamp maker. Allora, ha due lati. Allora, tolgo un attimo questi, se no magari non riuscite a vedere bene. Comunque diciamo che il foglio ha due lati, e la cosa più importante è che voi andiate a inserirlo nella vostra stampante dal lato corretto, cioè un lato è molto liscio al tatto, l'altro invece è un po' ruvido, diciamo che fa un po' di resistenza al tatto. Sentite che se faccio così qua si sente proprio che fa
anche rumore, quindi fa, diciamo, resistenza, mentre dal lato di sotto, sentite che se faccio così, essendo liscio, non fa alcun rumore, quindi diciamo che riuscite a riconoscerlo anche da questo qual è il lato corretto. Il lato stampabile è quello ruvido, quindi non quello liscio. Voi considerate sempre che dal lato liscio ovviamente l'inchiostro non attaccherebbe, quindi per forza quando utilizzate queste pellicole, ripeto, che sia per i Conart o con Stamp Maker, comunque dovrete utilizzare sempre il lato ruvido per la stampa. Poi se la vostra stampante prende il foglio al contrario, chiaramente la metterete dalla parte nel cassetto dal lato lucido, in modo che stampi comunque sempre dal lato più ruvido. Questi sono i fogli per l'eggetto d'inchiostro, ma sono disponibili anche sempre nel kit anche i fogli per le stampanti laser, quindi qualsiasi stampante voi abbiate a disposizione nel kit sono compresi i fogli. Vedete che qua c'è scritto laser film, andiamo a vedere un attimo la differenza di fogli appunto tra quelli per stampanti laser e quelli per l'eggetto d'inchiostro. Questo foglio qui vedete che è diciamo opaco, ecco, quasi bianco, quindi lo riconoscete subito, non c'è rischio che vi sbagliate, non c'è rischio che utilizziate il foglio sbagliato con la vostra stampante. Un'altra cosa importante è che quando andate a stampare sui fogli per la laser non è importante il lato, perché entrambi i lati sono identici, quindi non dovrete fare attenzione a qual è il lato stampabile. Poi un'altra cosa che si trova sempre all'interno della confezione è questo. Non ve lo apro subito, lo aprirò poi fra poco quando vi farò vedere proprio l'utilizzo pratico di questo kit per stencil. Si trovano all'interno sono dei fogli fotosensibili che appunto andremo a utilizzare con la lampada UV. Perché non lo apro subito? Perché non devono avere un'eccessiva esposizione alla luce, anche alla luce normale, quindi anche voi utilizzate, anzi prendete dalla confezione, quindi da questa busta, solo il foglio che vi occorre e solo al momento dell'utilizzo, cioè non prendetelo prima. All'interno si troverà anche un foglio trasparente che andrà posizionato al di sopra della nostra maschera per stencil, ma tutto questo ve lo farò vedere poi in un secondo momento. Infine nella confezione troviamo quest'altro, diciamo così, porta documenti, chiamiamolo in questo modo, e vedete che ha una pinzetta dove andremo a inserire poi il nostro stencil una volta effettuato il passaggio con la lampada UV e prima di effettuare il lavaggio con l'acqua, quindi andremo a metterlo un attimo sotto il getto dell'acqua. Poi l'ultima cosa che si trova all'interno della confezione è questo, è una sorta, diciamo, di raschietto, è quello che ci consentirà di far aderire bene il colore nella nostra maschera. Quindi adesso andiamo a vedere l'utilizzo pratico. Per prima cosa andiamo a effettuare la stampa del nostro stencil. Mi trovo in questo programma che si chiama Affinity Photo, ma non è necessario utilizzare questo. Potete scegliere qualsiasi software di grafica o anche uno molto più semplice come Word. L'importante è che realizzate o stampiate una grafica di questo genere, cioè tutta in bianco e nero. Anche come impostazione della stampante dovete sempre mettere bianco e nero. E per stampare questo tipo di pellicole, che sono le stesse che utilizza anche Stamp Maker, dovete sempre mettere come impostazione stampante una carta abbastanza pesante con finitura matte. Se lasciate le impostazioni di default non vi verrà correttamente, quindi mi raccomando, ricordatevi di mettere le impostazioni corrette. A questo punto mando in stampa e andiamo a vedere poi come procedere. Ed eccola qua, questa è la nostra lampada che abbiamo appena montato. Come vi dicevo, l'assemblaggio è semplicissimo. Andremo a mettere delle viti nella base,
Quindi metteremo una vite qua nella base. Allora, questa è la base sotto con l'asta, quindi la vite andrà tra la base e l'asta. Vi dico subito che le viti sono facilissime da inserire, non dovete usare neanche i cacciaviti, ma ci sono degli appositi attrezzi già nel kit. Dopodiché questo supporto andremo a mettere un'altra vite e poi all'altra parte di questo supporto metteremo l'ultima vite, che è quella che sorreggerà totalmente la lampada. Quindi in 5 minuti avete montato il tutto. Adesso, prima di farvi vedere come procedere, vi dico anche che comunque all'interno della confezione c'è proprio tutto un foglio, anzi più fogli di istruzioni, quindi sia per il montaggio della lampada sia per eseguire gli stencil. C'è anche una piccola maschera in regalo, eventualmente se volete utilizzarla, e soprattutto c'è un set, un coupon, diciamo, per scaricare dei bundle di SVG, quindi tutti totalmente gratuiti. A questo punto vado a prendere il foglio che sono andata appena a stampare. Questo è il foglio stampato, ho utilizzato una stampante inkjet, quindi ho stampato dalla parte normale, quindi non ho dovuto specchiare, mentre se utilizzerete la laser dovrete specchiare. Attenzione però, perché sia che venga specchiato che non venga specchiato, quando andremo a inserirlo qua sulla base dovrete sempre metterlo così, cioè dalla parte davanti, quindi in modo che sia perfettamente leggibile. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere dei fogli. Prendiamo quindi la confezione, vi faccio vedere cosa si trova all'interno. Allora, all'interno ci sono dei fogli fotosensibili, quindi appunto attenzione a non prendere, come vi dicevo prima, non lasciarli fuori a lungo. Dopodiché c'è anche un foglio trasparente, vi farò vedere questo in un secondo momento come si utilizza, per adesso lo metto da parte. Qua sotto dovete lasciare il cartoncino nero, qua andiamo a mettere il questo foglio fotosensibile di colore blu. Attenzione perché ha due lati, uno lucido e uno opaco, dovete mettere la parte opaca verso l'alto. Andiamo adesso anche a mettere questo. Allora, prima di tutto vi consiglio di metterlo in questa posizione, comunque mettete il appunto il foglio blu in questo modo, poi mettete la vostra stampa dalla parte in cui è leggibile, cioè non mettetelo mai al contrario, anche se avete stampato con la laser, per cui ci vuole l'immagine specchiata, deve essere sempre dal lato corretto, quindi dal lato leggibile. Per ultimo andiamo a mettere questo foglio, quindi questo trasparente che si trova sempre nella stessa confezione va posizionato al di sopra per bloccare un po' il tutto. A questo punto accendiamo la lampada e per 35 secondi attendiamo che termini il lavoro. Terminati 35 secondi spegniamo la lampada e andiamo a togliere il tutto. Vi faccio adesso vedere qual è il risultato. Allora, il risultato è esattamente questo. Se non vedete niente non vi preoccupate, è tutto normale, cioè non si deve assolutamente vedere niente. A questo punto dobbiamo passare alla fase, per così dire, di lavaggio, dove andremo a utilizzare un getto d'acqua. Vi consiglio un getto d'acqua il più forte possibile con acqua calda. Per lavarlo dobbiamo andarlo solo a inserire prima qua su questo supporto. Andiamo adesso a sciacquare il tutto. A questo punto posizioniamolo nel lavandino, manteniamo inclinato in questo modo e con l'acqua calda, ma soprattutto prendendo questo, quindi con una doccetta, andiamo ad aprire l'acqua. Ecco, in questo modo vedete che, allora, il getto, come vi dicevo, deve essere forte, altrimenti se è troppo debole non viene correttamente. Attendiamo un attimo che si formi, che si evidenzi, diciamo, lo stencil. Come potete notare, man mano che passo il getto dell'acqua in alcune aree si sta formando lo stencil. Guardate qua che adesso faccio così, vedete che deve diventare poi tutto bianco, cioè tutta l'area in cui si formerà la maschera deve essere completamente bianca.
Al termine, guardate un po', è comparso tutto, è perfetto. Allora, prima di tutto asciughiamo con della carta Scottex il nostro stencil molto molto bene. Dopodiché, allora, o attendiamo 45 minuti per l'asciugatura ottimale, oppure con un phon diciamo velocizziamo questo passaggio, però poi dopo attendiamo ancora altri 15 minuti. Una volta asciugato, quindi attesi i famosi 45 minuti o i 15 nel caso abbiate utilizzato il phon per 2-3 minuti, dobbiamo andare a eseguire una procedura. Vi dico subito che questa procedura non è obbligatoria, ma ve la consiglio. Si tratta di accendere di nuovo la lampada UV per circa 60 secondi. Non è obbligatorio, nel senso che lo stencil potete utilizzarlo comunque. Però se lo fate vi durerà molto più nel tempo, perché sia questa pellicola blu, che sostanzialmente è la vera e propria maschera per lo stencil, sia la stampa, potete riutilizzarla più volte. Quindi a questo punto accendiamo la lampada per 60 secondi, ma non dovete, cioè non è necessario, rimettere il foglio trasparente sopra. Ed eccola qua, questa è la pellicola pronta anche dopo la seconda polimerizzazione che siamo andati a fare utilizzando la lampada UV, quindi con gli ulteriori 60 secondi. A questo punto cosa dobbiamo fare? Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare è questa, cioè girarla al contrario, quindi dalla parte opposta. Prendere un pennarello indelebile e andare a scrivere per esempio retro. È importante questo particolare, anche se non è obbligatorio, ma vi consiglio di farlo, perché questa qua, cioè quindi questa parte che è quella dietro, è una pellicola che adesso andremo a togliere. Chiaramente, trattandosi di una pellicola trasparente, e poi non riuscirete più a capire bene qual era la parte davanti e qual era la parte dietro, e dopo aver utilizzato lo stencil potrete rimettere lo stencil su questa pellicola, però essendo trasparente non riuscirete più a capire qual è davanti e qual è dietro, quindi se lo scrivete è meglio, diciamo, è più semplice. A questo punto dobbiamo semplicemente fare una cosa di questo genere, quindi prendere, anzi togliere la parte appunto trasparente, quindi la pellicola che si trova nel retro, e mantenere solo la nostra maschera, quindi la maschera per lo stencil. Eccola qui. Allora, togliamo un attimo questa e posizioniamo nel punto in cui desideriamo il nostro stencil. A questo punto prendiamo il colore. Io adesso vado a utilizzare un colore acrilico normale, ma potete andare a usare anche questo genere di colore, che sono proprio quelli per realizzare stencil su tessuti, e sono quelli che vanno fissati poi con il calore, quindi per esempio con una pressa. Cosa facciamo? Allora, apriamo il tubetto, quindi ripeto, è un colore acrilico, e una volta aperto andiamo a metterne una parte qui sopra, cioè quindi mettiamo del colore al di sopra della nostra grafica. Quindi facciamo una cosa di questo genere, e ovviamente ce ne vorrà di più, ma comunque giusto per farvi vedere, una volta andato a inserire il colore dobbiamo prendere questa spatolina che è proprio nel kit di IconArt e andiamo a stendere il colore in questo modo, quindi così. Mi raccomando, deve essere perfettamente pieno, vedete che va a diciamo chiudere tutti gli spazi bianchi, quindi procediamo e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Quando pensate di aver steso correttamente il colore, andiamo a togliere la spatola, e con molta delicatezza, mi raccomando, perché controllate sempre, come tutte le cose, che siano venute correttamente, andiamo a sollevare la nostra pellicola. Ed ecco qua, guardate che sta comparendo il risultato finale. Guardate quanto è carino.
vedete che è stato un attimo proprio creare questo stencil, ed è stato molto veloce. Tra l'altro abbiamo potuto creare una grafica normale senza andare a mettere tutte le linee di collegamento classiche degli stencil. Il risultato è perfetto. Ovviamente a questo punto non possiamo toccare la maglia, dobbiamo attendere che il colore asciughi bene, ma la cosa più importante è che queste maschere per stencil le potete utilizzare non solo per i tessuti come ho fatto io, ma anche per vari oggetti. Quindi nei prossimi tutorial vi farò vedere anche come personalizzare tanti oggetti diversi, quindi magari creare qualcosa di originale. A questo punto il tutorial è terminato. Come sempre vi ricordo che ne trovate tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.